Parliamo qui di un altro gruppo di diaspori vulcanici, quelli che ho chiamato diaspori massivi. E nella classificazione basata sul precursore, come abbiamo visto, ci sono tre gruppi di diaspori che derivano da prodotti precedenti ai solidi: i diaspori oceanici da opale organogenica, i diaspori vulcanici derivano dall'alterazione di vetro vulcanico, e i diaspori su fossili dall'alterazione di materiali organogeni fossilizzati. Mentre i diaspori chimici sono il risultato di precipitazione diretta da soluzione. Quindi questo è il contesto geologico dei diaspori vulcanici. Siamo in genere in complessi vulcanici riolitici e il più delle volte complessi di grandi dimensioni che hanno dato luogo a calderizzazione. Questi apparati vulcanici sono caratterizzati da una grande abbondanza di vetri vulcanici e soprattutto di tufi vulcanici, e da camere magmatiche sottostanti molto grandi che danno un sistema idrotermale molto complesso. Questi sono i luoghi dove si forma la maggior parte dei depositi dei giacimenti minerari e anche è il posto dove, diciamo, l'ambiente geologico dove si forma la maggior parte dei diaspori. Quindi i diaspori vulcanici sono il risultato dell'alterazione del vetro per opera della la reazione alcale silice. Questo vetro si scioglie, diciamo, devetrifica, produce un gel di silice che è opale, che può cristallizzare come opale e poi può passare a diaspro, per una reazione che abbiamo già visto per tutti gli altri diaspori visti finora. E in questo contesto geologico ci sono tre variabili: se il precursore è un tufo o una lava, per lava può essere sia una riolite che un'ossidiana. Se l'alterazione è a caldo o a freddo, cioè a caldo se siamo nei pressi di una fumarola, quindi in prossimità del vulcano, a freddo se siamo lontano da una fumarola o diciamo in un deposito distale, fine. E se l'alterazione è subaerea sottomarina, perché molti di questi vulcani sono vicino alla linea costiera, o se sono lontano dalla linea di costa, formano essi stessi un lago e quindi c'è la possibilità di avere un deposito subacqueo. Ecco, quindi i diaspori massivi in particolare sono questi diaspori che si formano con delle strutture, dei pattern molto particolari e si formano in prossimità di fumarole per alta temperatura, il più delle volte su un precursore tufaceo. L'alterazione è in genere subaerea, però non è esclusa la possibilità di avere prodotti molto simili in ambiente sottomarino. Ecco, questo è l'aspetto di un tipico diaspro massivo, e la struttura è di blocchi poligonali, non squadrati come i diaspori stratiformi, ma a 5, 6, 7 lati e non a blocchi a 90 gradi, non a poligoni più complessi. Il pattern è tutto allineato su delle linee di fratturazione, che sono anche quelle che delimitano la forma del blocco. E i colori cambiano secondo la lontananza delle fratture. Diciamo che ci sono degli aloni di colore all'interno di queste porzioni, diciamo relitte, questi blocchi poligonali, dove il ferro non è entrato. Questo è un altro campione dello stesso diaspro, il diaspro Norina dell'Australia, è uno dei più bei diaspori di questo tipo. E vediamo che i colori sono diversi, però il pattern è tutto instaurato lungo le linee di frattura. Un altro diaspro simile, il diaspro Pilbara, sempre dall'Australia, ha il sistema di fratturazione che drena i colori e che ne crea questi bei pattern colorati. Quindi vediamo che il contesto in particolare è quello di una fumarola che interessa un blocco tufaceo, nella maggior parte dei casi può essere una lava profondamente alterata, in cui la temperatura dei gas fumarolici, che è in genere attorno ai 100 gradi, perché si parla di gran parte di acqua e altri gas, quindi quando arriva a ebollizione il vapore d'acqua non può aumentare di molto la temperatura.
la temperatura, quindi siamo attorno ai 100 gradi, questi tufi si alterano, caolinizzano, e dopo la caolinizzazione si ha una opalizzazione di queste rocce. E poi l'opale passa a diaspro. Vediamo che l'alterazione si diffonde da vicino al condotto fuorologo verso le zone più lontane, ma ad ogni modo queste sono piccole fessure che hanno una vita molto breve e in genere si spostano nel tempo, secondo i movimenti geologici e i movimenti delle masse magmatiche, quindi possono interessare per il tempo di durata di questa fumarola un'area abbastanza vasta e raramente il condotto resta centrato sempre nello stesso punto. Questo è il diaspro esotica, uno dei pochi diaspri di colore viola ed è un tipico esempio di diaspri massivi di questo tipo, hanno il pattern di fratturazione con i colori a cerchi concentrici e in questo caso possiamo vedere la presenza di una stratificazione primaria con un pattern diverso. Questo è chiaramente dovuto al fatto che gli strati avevano una porosità diversa e quindi hanno drenato in maniera diversa i fluidi coloranti. Questo è un altro diaspro con un pattern simile e vediamo che ci sono delle tracce ancora visibili della stratificazione primaria del tufo. Ecco, questo è come si formano questi anelli di ossidazione. Qualunque roccia porosa può dare adito alla formazione di un anello concentrico alle linee di fratturazione. In questo caso stiamo vedendo un granito, che è una roccia molto poco porosa, e ha un anello per ogni blocco. E queste strutture vengono erroneamente chiamate linee di Lisegang dal nome di uno scienziato tedesco che aveva studiato degli anelli simili, però in un contesto abbastanza diverso, quindi il termine non è del tutto corretto. Ecco uno splendido esempio di questi anelli di ossidazione nel Parco Nazionale di Buddi in Australia e un altro esempio molto bello, sempre in Australia, nell'isola di Maria, vediamo sulla spiaggia questi spettacolari disegni dati appunto dall'alterazione dell'ossidazione del ferro su questi tufi. Questo tipo di rocce, se ben silicizzate, negli Stati Uniti vengono chiamate icorite. Si tratta di uno dei diaspri più comuni e in genere ha una silicizzazione molto bassa, per cui spesso vengono chiamati rioliti. Vediamo che è l'unico parametro che è responsabile della forma di questi cerchi è la porosità della roccia. Infatti, non appena si ha la presenza di una piccola fratturina, vediamo che i disegni cambiano geometria. Questa è un'altra icorite, viene dal Nevada, che è il paese classico di provenienza delle icoriti. Questo materiale un po' più silicizzato e disegni molto belli. Ecco, in realtà questo pattern dovuto dei livelli di ossidazione del ferro, l'avevamo già visto nei diaspri stratiformi, il pattern a dune, e in effetti avevamo visto che era dovuto a delle superfici di ossidoriduzione del ferro, dove c'era un incontro fra un ambiente ossidante e un ambiente riducente. Uno porta l'ossigeno, uno porta il ferro, all'incontro di questi due ambienti, queste due soluzioni, due corpi acquosi, questo era sopra e sotto lo strato, qui siamo, diciamo, fuori e dentro il blocco, e da fuori viene l'acqua con l'ossigeno e dentro c'è il ferro già presente nelle rocce e si creano queste superfici di ossidoriduzione. Ma perché questi disegni sono regolari, concentrici e questi formano queste strutture complesse e adune? Beh, l'ipotesi più probabile è che ci sia una componente batterica. Nei diaspri stratiformi, che si formano in un ambiente perfetto per
lo sviluppo e la proliferazione di questi batteri, cioè si trovano in ambienti profondi, poveri di vita e in acque fredde, possono essere colonizzati da questi batteri. Allora la presenza di ferrobatteri accelera una reazione che già avverrebbe in maniera naturale nei diatomi massivi, però ne condiziona la forma e la geometria della superficie. E questa geometria è dovuta ai biofilm che creano i filamenti dei ferrobatteri e che creano dei biofilm dalle geometrie complesse. Quindi la struttura ad une dipende dalla presenza dei batteri, mentre la struttura a cerchi concentrici dipende solamente dalla porosità della roccia. Quindi abbiamo qui riassunto le differenze fra questi due tipi di diaspori, perché in realtà, come abbiamo visto, sono la componente prossimale e la componente distale dello stesso deposito. Qui abbiamo un tuffo che è vicino al vulcano e quindi può essere più grossolano, in questo caso no, però può essere molto più grossolano, mentre questo è un tuffo distale, sicuramente fine, perché siamo in ambiente distale e siamo in ambiente molto probabilmente marino, profondo, di bassa temperatura. Quindi qui nei diaspori massivi abbiamo alta temperatura che anche inibisce la proliferazione di questi batteri, mentre qui abbiamo bassa temperatura che crea le condizioni adeguate per la proliferazione dei batteri. E i blocchi sono squadrati nel caso dei diaspori stratiformi e poligonali nei diaspori massivi perché abbiamo la fratturazione di tuffi di spessori più importanti, quindi sarebbe impossibile creare dei blocchi squadrati. Il colore ocra-marrone di questi diaspori delle strutture dune, è tipica del colore dei ferrobatteri che si formano nelle pozzanghere ricche, nelle acque ricche in ferro, nelle acque di scolo, nelle acque sporche e spesso anche nelle acque di miniera si trovano queste colonie di biofilm filamentosi che sono questi batteri che hanno in genere questo colore. Quindi possiamo dire che è molto probabile che la creazione di cerchi concentrici con toni più vicini al rosso, al giallo, al viola e indisturbata è influenzata solo dalla porosità della roccia, mentre la creazione di un pattern ad une con i colori prevalentemente ocracei e marroni è influenzata dalla presenza di batteri. Bene, abbiamo visto che c'è opalizzazione del tuffo, infatti alcuni depositi alterati di questi tuffi danno degli opali con colori molto simili alle icoriti. Questo è un opale che viene da Milos in Grecia, un'isola molto ricca di diaspori alterati, e vediamo che questo prodotto è molto probabilmente un precursore di quello che potrebbe essere un diaspro. Bene, nella prossimità di questo deposito sono stati trovati dei blocchi, dei depositi di un gneiss, cioè una roccia che ha una chimica che non ha niente a che vedere con le rioliti, i tuffi riolitici, che alla stessa maniera era stato opalizzato. Quindi il processo di impregnazione e opalizzazione della roccia madre per parte della fumarola è generalizzato a qualunque roccia si trova intorno al raggio di azione dei gas della fumarola. Quindi qualunque cosa trova viene opalizzato e quindi poi può venire successivamente trasformato in diaspro. E un esempio molto tipico di questo processo potrebbe essere l'agata plasma, è un materiale molto famoso della California, che appunto ha tutte le strutture di un gneiss, di un serpentino, e
però è totalmente siliceggiato e può essere usato per la fabbricazione di caboci di oggetti, che prende un bel lucido e molto probabilmente ha questa origine. Ecco, questo è un altro diaspro del Nevada, si chiama diaspro mescalero ed è un tipo di icorite dove vediamo che ai pattern concentrici si è sommata una fratturazione della roccia. Questo è un altro tipo di icorite, si chiama Wonderstone, anche questo è un nome che è dato molto a questo tipo di rocce più dalle parti dello Utah, e vediamo ancora che c'è una stratificazione primaria e una fratturazione molto fina, che molto probabilmente questa è una fratturazione da carico, cioè erano dei tufi fini, si sono deposti sopra dei materiali più pesanti e hanno dato luogo a questa fratturazione molto fina. Finalmente il materiale è stato silicizzato, qui si tratta di un diaspro. Questa è la tipica Wonderstone dello Utah, la salina Wonderstone, e anche questa vediamo che ha dei blocchi spigolosi con i cerchi concentrici e ha lasciato all'interno una zona negra proveniente di manganese. Anche questo diaspro del Messico, Navajo Splash, ha delle zone relitte fra le fratture di colore nero. Ecco, vediamo che alcuni diaspri possono avere strutture intermedie fra quelle dei diaspri stratiformi e quelle dei diaspri massivi. E in effetti, come abbiamo visto, si tratta degli stessi depositi, quindi ci sarà sicuramente qualche affioramento che rappresenta degli strati con uno spessore più rilevante, magari con un po' di temperatura, e quindi si possono avere una somma di parametri. In questo caso vediamo una struttura tipo dune, in questo caso, che però segue la fratturazione della roccia. Quindi vediamo che qui c'è un pattern che probabilmente è in qualche maniera legato alla presenza di batteri. E in questa zona abbiamo più dei pattern concentrici normali, il drenaggio da parte delle fratture, e questo è un materiale un po' al limite fra i due. Ecco, il materiale tipicamente misto è il diaspro Hawaii, che ha delle strutture dunose sui bordi e dei pattern che si formano sulle fratture, che sarebbe più caratteristico di un diaspro massivo. Lo spessore di questo diaspro è abbastanza cospicuo ed adito a una fratturazione più poligonale che squadrata. Ecco, questo è un bel esempio di una lastra di diaspro Hawaii. Anche in questo caso vediamo che abbiamo una zona a ferro ridotto nella parte inferiore, tipica dei diaspori stratiformi, però poi abbiamo una serie di strutture drenate dove il ferro è drenato dalle fessure, e c'è una struttura a cerchi concentrici che però in certe zone forma dei pattern più a dune, e quindi può essere che l'accesso dei batteri era non troppo importante. Ecco, questo è un'altra struttura tipica di questi diaspori, è la presenza di dendriti. E queste dendriti si formano sulle creste delle dune e sono dendriti tridimensionali. Tridimensionali perché la maggior parte delle dendriti, quelle che si formano nelle rocce, nel quarzo, si formano in una frattura, quindi sono bidimensionali e sono successive all'indurimento della roccia. Nel caso di questi dendriti, sono dendriti che si formano quando la roccia era ancora plastica e diciamo, il diaspro non era ancora indurito, e crescono liberamente all'interno della roccia, quindi segando
fette successive della roccia e continuiamo a vedere sezioni di questi alberini. E questo è un esempio di Apache Canyon, un diaspro del New Mexico molto bello, e questo siamo ancora nel diaspora Hawaii. Entrambi questi esempi non sono comuni nelle dendrite nei diaspori e rappresentano la fase opalina intermedia in cui questo diaspro aveva già i pattern abbastanza formati e quindi aveva la possibilità di far crescere queste dendriti che in gran parte sono di manganese o di ferro in un diaspro ancora plastico. Ecco, questa è una splendida lastra di Apache Canyon con le dendrite tridimensionali. Abbiamo una serie di cerchi concentrici misto a dune anche qui. Ecco, questa è un'altra lastra di Apache Canyon. Vediamo delle strutture chiaramente a dune sui bordi del blocco, però poi all'interno queste dune spariscono e vediamo i cerchi concentrici. Ecco, un altro materiale molto bello, abbastanza recente, è la riolite dendritica del Messico, dove appunto vediamo che anche qui c'è lo sviluppo di dendriti tridimensionali sulle fratture e all'interno dei blocchi poligonali abbiamo ancora la presenza di cerchi concentrici. Quindi riassumendo, i diaspori massivi si formano per alterazione di tufi riolitici da parte di attività fumarolica. Siamo vicini al vulcano e questo lo sappiamo per la presenza di alta temperatura. I blocchi di questi diaspori sono angolosi poligonali. Il pattern è caratterizzato da sistema di fratture e da bande concentriche. I colori sono vivaci, tendenzialmente giallo, rosso o viola. Abbiamo la presenza di dendriti 3D. Proprio per la loro formazione in ambiente subaereo non possono essere nodulari. Abbiamo visto che i diaspori stratiformi che si formano lungo uno strato possono creare in certe condizioni budinage o migrazioni di fluidi e formare in determinate zone dei noduli. In questo caso abbiamo l'alterazione di un corpo massiccio, quindi non c'è nessuna possibilità di creare una struttura nodulare all'interno di questo massiccio. Quindi è molto probabile che siamo in un ambiente subaereo nella formazione.